Una parola sulla loggia dei mercanti, la sua situazione oggi. È una situazione molto critica e gravissima. La loggia dei mercanti ricorda il contributo dei combattenti per la libertà nella resistenza italiana contro il nazifascismo. E recentemente l'ANPI ha donato al Comune di Milano un'installazione preziosa sul progetto dell'architetto Cini Boeri, che è già stata vandalizzata. Noi abbiamo chiesto al Comune, lo chiediamo già ormai da 11 anni, il potenziamento dell'illuminazione, che è un contrasto al degrado inaccettabile che c'è nella loggia, la pulizia del luogo, l'installazione di telecamere di videosorveglianza e di una pattuglia della polizia locale. Perché lì ci sono anche problemi di sicurezza. Ci sono bande giovanili che si radunano in questo luogo poco illuminato e vandalizzano questo luogo e rissano anche tra loro. Quindi, oltre al contrasto del degrado, c'è un problema di sicurezza. Questo luogo non è solo importante perché è il monumento alla resistenza italiana contro il nazifascismo di Milano, che è città medaglia d'oro, ma è anche l'angolo medievale più intatto, ancora intatto di Milano, che dovrebbe essere tenuto dal Comune di Milano sul palmo della mano. Questo purtroppo non avviene, ed è un grave vulnus per la città di Milano, medaglia d'oro, ma anche che riserva degli angoli straordinari della nostra città proprio a due passi da Piazza Duomo, c'è cioè la loggia dei mercanti.